sto andando alla fermata dell'autobus e tipo ho trovato questo comodo parchetto dove fare al volo l'intro del video. Allora, innanzitutto buongiorno gente, non ci vediamo da un bel po' di tempo perché ero in pausa, nel senso che non stavo più facendo daily vlog e stavo pubblicando solo un video ogni tanto. Sono stato avvicinato da una persona poco promettente e me ne sono andato. Perché sennò magari mi prendeva la videocamera e poi non facevo più vlog mai. Vabbè, dicevo, la cosa principale di oggi è che si ricomincia a fare vlog. La cosa è fantastica. Non so che cosa stavo dicendo prima, vabbè. Mi ero fermato a fare i vlog perché dovevo studiare. E oggi ho l'ultimo esame della sessione estiva fino a settembre. Quindi diciamo che dopo oggi avrò un mesetto di pausa in cui potrò non studiare per poi dover ricominciare. Esame però che mi mette un po' in crisi perché non sono assolutamente preparato a darlo. E al 99% delle possibilità verrò caldamente bocciato. Non so se vedete la mia faccia perché ho dei problemi di luce in questo momento, ma sono veramente 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 molto stanco perché stanotte non ho dormito un cavolo. Se tenevo le finestre chiuse morivo di freddo e se le aprivo c'era la bufera fuori, entrava il vento che mi spostava tutto, faceva un gran casino. Massacro ragazzi, massacro. Esattamente là c'è il mio bus. Vi dico solo che devo essere a fare l'esame alle 9. Sono le 8 e mezza adesso. E per arrivare là ci vogliono 3 quarti d'ora circa. Per cui sono un po' in ritardo. Ok, ho preso il bus e nel tragitto ho catturato una cosa tipo un miliardo di Pokémon su Pokémon Go. Chi mi segue sui social, che trovate in descrizione, sa già. Mi sto drogando di Pokémon Go, tipo che con gli amici usciamo la sera e stiamo fuori ore e ore a girare per Bologna là alla ricerca di Mewtwo. Sta di fatto che sono quasi arrivato. La mia università è circa là. Fatto. Ho finito ufficialmente la sessione estiva. Cioè, che poi in realtà non è vero perché ho degli esami a settembre ed è ancora sessione estiva. Però diciamo che ho finito gli esami caldi, quelli di luglio. E adesso ho un mesetto circa di pausa. Ho la faccia stanca e non riesco a fare la cosa delle sopracciglia. Sapete più. Non è niente, no. Adesso sto aspettando qui Tonno, che l'ho intercettato in autobus e andiamo a casa di Cesare perché oggi è una giornata molto speciale. C'è una cosa ancora più speciale dell'ultimo esame della sessione estiva. C'è una cosa veramente, veramente importante e bella che andremo ad affrontare insieme. Ecco Tonno, ragazzi. E ricomincia la grande, ragazzi. Mi mancava, vero? Anche perché non l'avete visto nel video di Manfred, quindi... perché io ero un pochettino più indietro nelle file, cioè non sono riuscito a piazzarmi davanti. Però è bello il concerto, ti è piaciuto? Ma cos'è che c'è oggi? C'è il nostro amico Venturino, Federico, che finalmente si laurea e è il primo, è l'unico che ci riuscirà. Qui niente, andiamo a festeggiare, andiamo alla sua laurea. Tu dillo con un po' più di enfasi. Ma sono addormentato, sono addormentato, poi c'è la gente intorno e mi vergogno, quindi ciao. Abbiamo brutalmente cannato la fermata di Cesare, siamo in culo al mondo. Nelson, dobbiamo preparare le così. Prepari la colazione! Affacciati alla finestra, amore mio! Ciao! Ciao, oggi riprendo ufficialmente! Dicevo, dobbiamo preparare le cose da portare a Fede per la laurea, quindi i vestitini imbarazzanti, le cose da tirargli, le uova, la farina, insomma tutto ciò che esprima il nostro amore. Dobbiamo anche impacchettare i regali e uno dei regali... Oh! È fantastico. Secondo me lo volete anche voi. Guardate che polpacci il Tonno. Ah, grazie. Che gambette d'anziano. Scivone! Ciao! Che bella pipì! Bravo, bravo! Dai che la pesta! Ciao Ciube! Ciao Ciube! Ciao Ale! Oddio, sei in controluce. Ah, siamo in live! Ciao Ale! Il compito mio di Tone è fare il cartellone per Fede con le sue foto imbarazzanti che potete vedere qua, dove si annusa le ascelle. Guardate qua che roba. Io voglio una maschera fatta così. Bella, Jens, sei contento che sono ricominciato i vlog? No. Scriviamo capitalista. Sviluppa le tue doti artistiche. Ah, le devo sviluppare io? Sì. Wow, grazie. Sei tu che hai fatto l'artistico. Ah, che hai fatto l'artistico? Ah, non è vero. Che carino che sei. Grazie. Poi il mondo ci ha dotato di tavoli, ma noi comunque abbiamo deciso di stare per terra. Qui stiamo procedendo alla creazione del cartellone con le domande che faremo a Fede, a cui dovrà rispondere. E se sbaglierà gli arriverà addosso farina, uova e varie. Quindi... Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Sto facendo uno, sto spiegando cosa fa. Stai zitto! Invece qua il cartellone ancora non è finito, però è a buon punto. Manca qualche disegno per riempire i buchi, diciamo. Ma lasciate il fatto che Tonno è nudo, sì, questa qua è uno dei regali che facciamo a Fede.
Verdure Forever. Io so che la vorreste anche voi. Sarà bella. Io la vorrei. Sì, anch'io. Poi l'altro regalo che gli abbiamo fatto, invece ve lo facciamo vedere dopo perché non so chi ce l'abbia. Chi ce l'ha? È un regalo che abbiamo fatto in gruppo con un sacco di gente. Non ha messo un po' di soldi. Sì, no, nel senso, faccio vedere. Guarda, una pipa bella, in schiuma di mare. Perché lui fuma la pipa un po'. Quindi, dopo ve la faccio vedere. Questo qua invece è quello personale nostro. Dato che il problema di Fede principale non è solo che si laurea, ma che la sua laurea comporta il suo partire per un anno a Edimburgo. E per fare una magistrale, anno che però non si esaurisce nell'anno stesso e vede poi il suo ritorno qua, ma probabilmente non tornerà più a vivere a Bologna, in Italia in generale. Puzzo. Quindi a fine agosto partirà e probabilmente, se non per le festività e cose del genere, non lo vedremo più, cioè non... una cosa un po' triste. Abbiamo ancora un mese e mezzo però per stare insieme tutto e basta. Ho fatto un mio tipico pacchettino regalo per la maglietta di Fede. Ho usato un sacchetto della Coop o della Conad, di quelli che puzzano di funghi morti, e dello scotch tutto intorno. Nels attack! Ok ragazzi, ho fatto un veloce salto a casa per cambiarmi, mettermi un pochino più fighetto. E adesso partiamo alla volta della laurea di Fede. Ovviamente per colpa di questo mio passaggio a casa sono tutti in ritardo. Perché, oddio, no. Fai vedere? Guarda che modo. Si carica Sofì? Proprio modo. Con adesso dietro. Siete carichi? Sì. Sonno? Mi fa merda la vita. Buona. Ho preso il biglietto per il parcheggio per non farci fare la multa. Siamo in ritardissimo, abbiamo parcheggiato lontanissimo. Non dobbiamo arrivare là. Dobbiamo arrivare là in fondo. In fondo, in fondo. Non correte, non ne ho voglia. Ci siamo quasi. Siamo arrivati da in fondo. A morte. Siamo quasi. Siamo dentro la struttura che sembra un ospedale, ingegneria di Bologna, perché Fede si laurea in ingegneria informatica. Poi siamo a Venezia, di fianco al Biennale. Noi stiamo seguendo la Sofia, ma magari ci sta portando in un posto sbagliato. Mi ha sbagliato? Forse è supero. Guarda, sei incredibile, Sofia. Non ho fatto i capelli. Ecco Fede, guardate che elegante. Vai Fede! Ciao fuori. Dottore. Fuori. Ciao Doc. Sì, ma guarda. No, non coprila. Scusa, sto facendo vedere le chiappette. Hai delle chiappette? Guarda che chiappette. Gli abbiamo portato il kilt da scozzese, dato che si trasferisce a Edimburgo. Si è tolto il pantalone. Sei bellissimo! Che bello che sei. Stappino. Salute Fede. Ma vaffanculo. Grazie a tutti per essere venuti. Sofì, ma mi hanno detto che hai pianto e me lo son perso. Non puoi piangere per finta. Dai. Tu non vuoi piangere? No, già piango. Dai. Uffa, che palle. Tonno, puoi piangere tu. Piangi? Ma no, io sono insensibile alla vita. Ma dai. I pianti fanno le big views. Ah. Strappo, rompo. Sì, sì. No. No. È bellissimo. No. Lo voglio per sempre, lo voglio. Sarei come una fetta in cameretta. L'abbiamo fatta apposta che tu la possa usare. Non l'abbiamo messo te perché non girerei mai con una maglia con la mia faccia. Quindi abbiamo messo solo noi. Ma neanche con la tua faccia girerò mai. Dio, faccia di merda. Top, basta, tolgo, ciao. Tira fuori quella gamba, dai. Escila. A Gio, fai mentre gliela stai leccando il pelo. Dai, fai da trash. Mentre mordi il pelo, dai Ale. Siamo arrivati a Forte Bandiera, Monte Donato, sui colli bolognesi, quelli citati da Cesare Cremonini. Qui solitamente fanno i fuochi, quindi anche noi ci stiamo attrezzando, iniziamo a preparare la roba per fare la grigliata stasera con tutti gli invitati di Fede e anche dei suoi altri amici laureati. Mangiamo, immagino berremo, quindi a un certo punto vi abbandono perché non ho voglia di vloggare. E invece guardate, povero Tone è depresso. Sono stanco, ho fame, ho sete. Adesso mangiamo e beviamo. Tu non mi hai dato la tua bottiglietta d'acqua, dillo. Te l'ho data e me ne è finita a metà. Vedi, sei un egoista. È arrivata la prima griglia, adesso ne devono arrivare altre due. Deve arrivare anche un po' di gente perché siamo in pochissimi per ora. Però la griglia è qui, siamo salvi. È anche arrivato Ilario. Ciao Ilario. Sto raccontando dei tabù
in questo momento. Guarda. Scusa. Siamo un po' in crisi col barbecue, non sappiamo come cazzo fare a farlo prendere. Che è il fenomeno che sapeva grigliare a suo dire. Sta iniziando ad arrivare gente intanto. Mentre loro continuano a cercare di accendere la carbonella, io mi addentro in queste stradine per andare a cercare un bagno pubblico, alias un albero che mi ispiri pipì. Direi che qui va benissimo. È arrivato il resto della gente. Hanno messo dei teloni che noi non abbiamo, perché da quanto ho capito sono tutti scout. E hanno anche quello bellissimo. Esatto, hanno messo delle gran griglie qua, una dietro l'altra. Così per fortuna possiamo copiarli, perché dopo un'ora e mezza siamo solo a sto punto. Siamo veramente in crisi. Quindi imbecille che non fa niente. Blocco. Ma non è vero. Ciao Nicolas. Cosa fai, baby? No, è finta. Oggi ricomincio ufficialmente a vloggare, sei contento? No, per un cazzo. Carnazza sulla griglia. Pancetta più grasso che carne. Come va la gestione? Malissimo. Ma tu sai perché sei seduto qui? No. A posto. Abbiamo il cartellone che abbiamo preparato prima. Tan 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 tan, le armi. Queste finiranno tutte addosso a Fede, perché ne manca una là. Sei pronta a prendere delle uova in faccia? No, le uova no, pezzo. Praticamente noi gli faremo una domanda presa dal cartellone che è qui. Se lui risponderà sbagliato, uova in faccia. Se risponde giusto, ok. Uova in faccia. Ah, ok, a prescindere. Quanti abitanti ha Edimburgo è la prima domanda? 1.200.000. No, uno solo. Oh! Tira. No, uno solo. Non è ancora. Basta, basta. Sono altre 19 domande. Esatto. Ragazzi, sono altre 18 domande. Sei conciato bene. Guarda che si intravede il capezzolo. Stai anche molto meglio. Dai, si può andare migliorare un po' di gasolina. Ma ti voglio bene. No! Sono pieno di uova ovunque. Pianino. Adesso succhiate i cazzi, succhiate. Siamo giunti al momento del regalo finale. È una pipa. No. Però. Vabbè, ma che pregio. È molto pregio. È in schiuma di mare. È in schiuma di mare. Dottore nel buco del cul, vaffanculo, vaffanculo. È la sporcizia del mare quella pipa. Io mi sono innamorato di quella lì, ma lei non sa che sono innamorato di lei. Ah, dichiarazioni giganti. Eh sì. Nicola, stogliti. Megafalò. Piedi in mezzo. No! Ragazzi, ieri tornato a casa, data la stanchezza, mi sono completamente dimenticato di fare la chiusura del video. Per cui la faccio adesso. Non ho idea di che video sia venuto fuori. Non faccio vlog da un sacco, a parte quello dei Mumford, per cui devo un attimo riprenderci la mano per capire le tempistiche, che cosa va filmato, che cosa no. Ricordarmi di doverlo fare, che non è così scontato. Perché a volte sono lì che dico, cazzo, ma potevo filmare e non ho filmato. Per cui vi chiedo scusa se è stato un vlog un po' strano. E io vi saluto qua. Vi dico però che domani sono a Cesenatico a un evento di Human Safari con tutta la casta. E quindi nei prossimi video vedrete anche loro, vedrete questo evento, non vedo l'ora. E basta, quindi ciao! Ricordatevi di lasciare un like qui sotto, cerchiamo di arrivare a 1000 per partire subito bene carichi con questa nuova sfilza di vlog estivi. Finalmente siamo tornati a fare vlog, non potevo più di non farli, vabbè. Ciao, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social. Ciao, dov'è il mio kebab? Fammi. Siamo sotto il palco, ragazzi, sotto il palco.